Decima giornata del campionato di eccellenza, Spoleto e Castiglion del Lago si spartiscono la posta in palio al termine di una stupefacente partita terminata con un pirotecnico 2-2. Ancora tante le assenze spoletine, Gesuele su tutti insieme a Tomassoni, d'altro canto però Raggi recupera la coppia difensiva Crocchianti-Pazzogna, schierando Solfaroli nel tridente con Cole e Giustini. A specchio il Castiglione di Tomassoli con Del Gaudio, Diae e Corrado nel terzetto offensivo. Nono minuto di gioco, alla prima grande palla a gol targata Castiglione, gli stessi passano in vantaggio. Giustini non si intende con Cherubini, Diaglie fiuta l'occasione, si avvinghia sul pallone, una volta saltato l'estremo difensore spoletino, il capitano sigla il gol dell'1-0. La risposta dello Spoleto non tarda ad arrivare ed è un assolo meraviglioso del solito Cola, il quale dribbla mezzo Castiglione, compreso Balli, e con il destro fa Spoleto 1, Castiglione 1. Ancora Michele Cola a caricarsi sulle spalle lo Spoleto e ad inventarsi un gol da vedere e rivedere. Sempre padroni di casa, siamo al minuto 20 quando Bengala, dopo una manovra avvolgente, chiude l'azione con questo mancino deviato che allo Spoleto non può far altro che regalare un corner in zona d'attacco. Nel mentre di tanti duelli e pur agonismo, il Castiglione si riaffaccia dalle parti di Cherubini, più precisamente con Corrado, che lascia partire questo tiro di destro dove il numero uno spoletino ribatte con i guantoni. Nel secondo dei tre minuti di recupero lo Spoleto ha la chance per chiudere in vantaggio, punizione di Solfaroli dove Crocchianti prende bene il tempo, il riflesso di Balli e la traversa negano la gioia del primo gol spoletino al difensore romano. Nei pressi del corner poi Cola prova un altro Eurogol di tacco, senza il medesimo esito però. Termina qui un bel primo tempo sul risultato di 1-1. Primo giro di lancette della ripresa, prima occasione, Giustini di testa svetta più in alto di tutti, tiro sporcato con Crocchianti che non riesce a trovare il tempo per battere a rete. Al dodicesimo della ripresa Raggi schiera il neo arrivato in settimana Storani, il quale per propria sfortuna 20 minuti dopo dovrà uscire per un problema non di poco alla spalla. Al minuto 20 della ripresa Abuzzo concede questo calcio di punizione dal limite per un tocco di mano di Bengala. Barbarossa si incarica della battuta, calcia male, ma nonostante una deviazione lascia il pallone a Mitrollari che davanti a Cherubini non può fare altro che fare Spoleto 1, Castiglione 2, portando gli ospiti nuovamente in vantaggio. Passano 5 minuti ed il Castiglione potrebbe calare il tris, un'imbucata per Ndiaye che lascia partire un destro che scorre alto. La reazione locale è affidata a Cole e Storani, prove d'intesa tra i due, una bella azione con Monesi che arriva al cross. Il traversone sporcato potrebbe essere insidioso per Bacci che è bravo ad intervenire in extremis. Per un tocco di mano che regala un vantaggio ce n'è uno che regala il pareggio. Al minuto 40 Abuzzo non esita ad assegnare il penalty allo Spoleto per un tocco proibito di Barbarossa. Giustini va dagli 11 metri, apre il piattone e fa Spoleto 2, Castiglione 2. Lo Spoleto è galvanizzato ed un ineluttabile Cola prova la soluzione, l'ennesima individuale. Questa volta il sinistro pecca di precisione e forza. Nell'ultimo dei 5 minuti di recupero la speranza di una vittoria per lo Spoleto si infrangono su questa punizione calciata da Monesi, dove Balli esce in presa sicura. Al Mercadelli di Spoleto termina 2-2, un punto che serve molto di più al Castiglion del Lago. Francesco Raggi, siamo a commentare l'ennesima reazione dello Spoleto, l'ennesima dimostrazione di spessore di una squadra che però sembra mancargli sempre l'ultimo tassello. Oggi in 10 ha sfiorato anche il sorpasso, il 3-2. Un punto che comunque può servire a ripartire, a dar bene o male fiducia. Beh, la squadra ha dato tutto quello che poteva dare. In questa situazione d'emergenza si sacrificano tutti, cercano di fare il massimo. Poi chiaramente a volte non ci riesce, a volte ci riesce meglio, però c'è da ammirare questa reazione dei ragazzi che non ci stanno a trovarsi in questa situazione e ce la stanno mettendo tutta per tirarsi fuori. Chiaramente non siamo né il Real Madrid né il Manchester che possiamo giocare bene al calcio, ci adattiamo in base a quello che è la categoria, in base a quello che sono gli avversari, e oggi abbiamo trovato una squadra molto 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 brava e faccio i complimenti al Castiglion del Lago perché è una squadra che gioca a calcio in maniera c'ha tanta qualità, hanno provato a metterci in difficoltà, ma nonostante questo noi ci eravamo anche difesi bene, perché a parte ci siamo fatti il primo gol da soli, il secondo gol metà da soli e metà una punizione deviata, però al di là di quello dobbiamo sapere tutti che l'obiettivo è salvarci, tirarci fuori, e i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, la società uguale, siamo falcidiati da infortuni anche oggi, da episodi un po' strani, anche oggi abbiamo giocato in 10, abbiamo rischiato di vanificare un bello sforzo che i ragazzi avevano fatto. Ecco, su queste cose bisogna stare più attenti, e poi chiaramente spero di recuperare qualche giocatore importante e far sì che magari
ci possiamo tirar fuori, perché l'obiettivo deve essere questo, non ci sono altre cose. L'obiettivo è la salvezza e tirarsi fuori il prima possibile. Chiaramente manca ancora un girone di ritorno e ancora 6 partite del girone d'andata, quindi la strada del tempo c'è. E fa piacere perché ho visto una squadra combattiva, una squadra che ha reagito anche alle difficoltà, perché trovarsi sotto 2-1 con questi diventa tutto più difficile. E devo fargli i complimenti ai ragazzi perché veramente hanno avuto una reazione positiva, però ecco, bisogna continuare a lavorare con serenità, senza lasciarci prendere da cose che non ci riguardano. E noi sapevamo che l'obiettivo era questo da parte della società e lavoriamo per far sì che questo obiettivo potessimo raggiungerlo, e ce la metteremo tutta sicuramente a partire da me. Adattarsi, ha detto, probabilmente anche domenica prossima vi dovrete adattare perché Pazzogna è uscito, poi si valuteranno le condizioni appunto del capitano di Mattia Pazzogna. Paci sarà indisponibile per squalifica, non sappiamo le condizioni di Gesuele. E Storani è entrato, ha fatto un quarto d'ora, gli è uscita la spalla e quindi probabilmente da domenica non ci sarà come reinventerà questo Spoleto alle prese ancora una volta con questo tipo di situazioni. Ma innanzitutto c'è anche Lorenzo Colariedi che era diffidato, quindi è squalificato, però al di là di quello adesso vediamo in settimana mana che i giocatori poter recuperare, andremo a fare la partita in casa dell'Olimpiadiros, la partita per cercare di far punti nelle difficoltà, nell'emergenza, in tutte queste situazioni che ho detto prima, che questa squadra ha dimostrato che non vuole stare lì sotto, non ci vuole stare io nemmeno e la società nemmeno. Ci stiamo provando in tutte le maniere, a volte ci riesce, però perdonateci se a volte magari non ci riesce, che potremmo fare anche qualche errore, perché poi alla fine siamo sempre in eccellenza, quindi c'è una tolleranza errore pari a zero e questo non va bene. Simone Tomassoli, un altro tassello importante del Castiglion del Lago che continua a stupire a mio modesto parere, a fare molto bene, infatti anche il tecnico Francesco Raggi ha elogiato il vostro operato, un punto importante però possono essere 2 punti persi o un punto guadagnato in trasferta? No, e quando passi 2 volte in vantaggio secondo me possiamo valutare anche come 2 punti persi, però l'importante è anche muovere la classifica, nel senso le partite non è che si possono prevedere più di tanto. Devo dire che il primo tempo magari siamo stati un pochino poco incisivi sotto il punto di vista della parte offensiva, non trovavamo... Ci smarcavamo male tra le linee e quindi non riusciamo a trovare la rifinitura per andare in porta. Davanti siamo stati un pochino troppo prevedibili. Il secondo tempo poi passati in vantaggio, purtroppo è stata anche sfortuna averla così, insomma ci hanno rimontato su rigore. È un peccato perché poi alla fine troppi rischi non ne stavamo correndo, anzi ecco. Credo che però noi bisogna essere un pochino più precisi tra la rifinitura e l'affondo, capito? Lì bisogna lavorarci, che oggi abbiamo fatto un passo indietro in questo. Però va bene, dai, l'importante è anche un punto in trasferta, è sempre buono, muovere la classifica è sempre il risultato positivo, quindi niente, noi lavoriamo come al solito per migliorarci gara per gara. Castiglione del Lago che ha operato bene sia in fase offensiva, potevate trovare il 3-1 in più situazioni, ha operato bene anche in fase difensiva, avete preso un gol per un fallo di mano di Barbarossa che poi rivedremo, non spetta a noi commentare se ci sia o meno, quale delle due fasi la soddisfa di più o di meno. Ma io guardo il complesso, no? Fase difensiva, fase offensiva, per me è tutt'uno, capito? Perché il calcio è un gioco ciclico, quindi si perde e si conquista palla, quindi bisogna fare bene entrambi le cose. Oggi lo ripeto, non sono molto contento di come abbiamo proposto a volte delle scelte in fase offensiva. Potevamo farle meglio perché bisogna essere più incisivi, più pericolosi e arrivare più volte in porta. E questo, ecco, bisogna essere un po' più lucidi, un po' più veloci nello smarcarsi tra le linee e nel rifinire le giocate per gli attaccanti.